dormi con la prima precisazione. Il Sorano è inteso proprio come medievale del lirico della città di Sora. Vogliamo e speriamo di poter perdere questa autoreferenzialità della nostra città, che è quasi invisa alle tante piccole collettività che poi detengono un patrimonio naturalistico e anche storico importante. Per cui Sora deve diventare non l'arrogante detentore di una progettualità, ma una democratica e con voglia di condividere leader del progetto che illustreremo stasera. Noi abbiamo individuato questo tema di agricoltura sociale specificamente, del quale fra poco parlerà Federica Sperduti, che si è interessato di questo specifico segmento dell'agricoltura, ma più in generale l'agricoltura come tema di rilancio occupazionale, produttivo del nostro comprensorio non è frutto di una sorta di estrazione dal cappello a cilindro del mago, è frutto di considerazioni serie, perché analizzando un po' quelle che sono le peculiarità del territorio e la storia del nostro territorio, mi sono stato a rileggere appunti di vecchia data, quando il regno delle due Sicilie andava a rotoli perché certe produzioni, soprattutto quelle agricole ma quasi industrializzate di cereali, creavano scompiglio e povertà, la nostra città era l'unica che riusciva a resistere per la sua produzione così variegata, soprattutto in termini di ortaggi. Sora, forse nessuno lo sa più, ma in quegli anni era oggetto di un'attenzione spasmodica quasi dai grandi centri di consumo che erano Napoli e Roma, e che trovavano in noi soprattutto la produzione del melone, del cardocopo, c'erano delle eccellenze, per cui questo territorio non risentiva neanche, non solo delle crisi produttive, occupazionali e artigianali dell'epoca, tipiche di quella sociologia, ma anche di quelle dell'agricoltura stessa, perché aveva già pensato bene di differenziare la produzione agricola. Oggi questa produzione agricola non è che viene vista soltanto come possibilità di rilancio, le persone guardano questi temi come una sorta di proposta che viene da Marziani, una proposta naif, torniamo indietro, la regressione, o per usare le parole di Latouche, la ricrescita felice. E no, non è così, perché le persone accumulano ricchezza per poter vivere meglio, per mangiare bene, per non avere malattie. Non è che bisogna guadagnare 100.000 euro all'anno per poi spenderne 80 negli ospedali o nelle cure disintossicanti. Un liberismo un po' sfrenato ha sempre messo, anzi ha ultimamente messo in contraddizione, in competizione, i temi del lavoro e dell'ambiente. Questo è l'inganno più feroce che un certo tipo di società sta portando avanti a nostra, con la nostra inconsapevole omertà. Perché? Perché dagli anni 70, bene o male, il mondo del lavoro spesso si è dovuto scontrare con le esigenze e le emergenze ambientali. Il posto del lavoro veniva prima dell'ambiente, l'ambiente veniva prima del posto del lavoro, una diatriba folle, perché in effetti il lavoro è stato trasformato in sopravvivenza. E dovendo sopravvivere non si ha più quella dignità di guardare al mondo che ci circonda e di rispettare. Questo è un tema fondamentale, non è marginale. Allora questa proposta di stasera vede il nostro comprensorio come un'ipotetica e utopica isola felice che può pensare a riqualificare l'ambiente, il territorio, da questo punto di vista. Per farlo ci serviranno degli strumenti finanziari che ci sono. C'è il PSR, che è uno strumento finanziario importante, il piano di sviluppo rurale, che per le prossime annualità prevede grossi fondi stanziali. Bisognerà guardare al territorio però da un punto di vista nuovo, è ovvio che non si potrà seminare o piantare nulla di positivamente accettabile in un territorio che è degradato dai fiumi inquinati, dalle cartiere che cacciano le polveri sottili, dalle macchine usate in maniera indiscriminata. Quindi la visione dell'agricoltura non è che può essere delegata dal resto, va integrata all'interno di un progetto di ampio respiro, di cultura ambientale. E ognuno però di questi temi all'interno del PSR può trovare ricollocazioni e considerazioni finanziarie, che poi è il vero problema che incontrano le autonomie locali per poter parlare certe esigenze. Quindi parlare di agricoltura non significa parlare soltanto di agricoltura, si tratta di vedere il proprio ambiente in maniera diversa, con occhi nuovi. Se questo è, questo significa fare politica in maniera trasversale sui temi. Se invece poi vogliamo fare della politica una sorta di monopoli attraverso il quale noi schieriamo le forze in campo,
i voti di Tizio più i voti di Caio per occupare un potere che poi alla fine non si sa gestire non è quello che interessa a sinistra italiana, e in questo siamo trovati pienamente d'accordo con Daniela, che ha una visione totalmente diversa del modo di agire. La sua presenza stasera qua lo testimonia. Io non voglio dilungarmi perché i temi sono concreti, ci sono degli imprenditori in sala, degli appassionati, dei cittadini che vogliono investire su questi argomenti, su questi temi specifici. Ci sono tanti amici di ogni estrazione politica che poi interverranno, porteranno il loro saluto. Quindi io passerei subito la parola a Federica Sperduti, che ci parlerà di agricoltura sociale. Federica è una cara amica che, vivendo la condizione, insomma, di interesse per il proprio territorio, preferisce alle chiacchiere del bar studiarsi gli argomenti. Lo ha fatto con grande intelligenza e io ho da lei imparato molto su questi temi. L'ho invitata a parlare su questo argomento perché ritengo che in questa maniera si riesca a fare anche più la squadra sulle questioni, ripeto, non sulle casacche, che è una cosa che è stancata tutta. Quella che è stancata tutti. Federica Sperduti, grazie. Cos'è l'agricoltura sociale? La letteratura ci offre più definizioni perché in realtà l'agricoltura sociale è un concetto nuovo, è presente come agricoltura da tempo immemore, ma l'agricoltura sociale si intende come un insieme di attività che utilizzano risorse agricole, piante e animali per promuovere o generare servizi sociali nelle aree rurali o periurbane, come la riabilitazione, la terapia, l'inserimento lavorativo, l'educazione e altre attività che contribuiscono all'integrazione sociale. O ancora, possiamo definirla come un insieme di attività a carattere agricolo, inteso in senso lato, per esempio la coltivazione, l'allevamento, la selvicoltura, la trasformazione dei prodotti alimentari e altro, con l'esplicito proposito di generare benefici per fasce particolari di popolazione.